Ma quanto sole oggi, non si vede niente. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video di giorno sotto il sole e in macchina perché sono in viaggio e quindi ho detto vabbè, il video lo faccio quando arrivo, però sinceramente ragazzi mi erano venute un po' di idee in testa perché stavo guardando i grafici oggi, stavo guardando i mercati hold, stavo guardando anche il nostro amato Bitcoin, quindi mi è venuto in mente di fare un bel video perché stavo programmando i miei nuovi investimenti per i prossimi mesi e esattamente rispondendo a una domanda per me e per i miei investimenti personali, che è questa ragazzi: cosa fare quando i mercati crollano? Quindi cosa si fa quando i mercati crollano e come si va ad agire sui mercati a livello di investimento nel momento in cui ci sono i ribassi. Qui si apre un mondo, a dire la verità ragazzi, perché si apre un mondo? Perché ci sono delle tecniche da un punto di vista di trading sicuramente che possono essere utilizzabili per fare investimenti quando i mercati stanno crollando, però ragazzi la cosa più importante credo per tutti quelli che magari non sono trader professionisti, che non hanno macchine da decine di migliaia di euro, computer vari, insomma eccetera, credo che la cosa più importante sia invece l'aspetto di natura psicologica. L'aspetto di natura psicologica condiziona gravemente l'investitore durante le fasi di crash dei mercati, peggio che durante le fasi di up dei mercati, perché c'è un problema di fondo ragazzi. Allora, esiste un bias cognitivo del nostro cervello che è un'avversione al rischio, è un'avversione alla perdita ragazzi, che è fondamentale in questi momenti. Quindi questi mercati quando crollano, quello che succede in sostanza è che vanno ad agire sulla nostra avversione alla perdita e fanno sì che se abbiamo delle posizioni magari aperte iniziamo a tremare, iniziamo ad avere dei problemi e non seguiamo magari il nostro trading plan. Se invece abbiamo delle operazioni in perdita non le chiudiamo se si arriva a un determinato stop loss perché abbiamo paura di perdere, insomma ci fanno fare una serie di errori. Qual è il nemico da sconfiggere quando un mercato sta crollando? Quando i prezzi crollano ragazzi, il nemico da sconfiggere siamo noi. Siamo noi stessi, il nostro lato emotivo ragazzi, tanto amato per tutto il resto della nostra vita, ma che nell'ambito investimenti ci gioca dei brutti scherzi ragazzi, perché esistono i bias cognitivi. Allora come facciamo ad andare a sistemare questa cosa? Troviamo una soluzione, troviamo una logica a tutto ciò. Allora ragazzi, intanto trattiamo prima in questo video il lato di chi è in posizione, sta perdendo e ha paura insomma di perdere, e poi trattiamo alla fine di questo video l'altro lato, i famosi cacciatori di occasioni, quelli vado al discount e compro a prezzi scontati. Ok, quello è un altro problema emotivo quando i mercati crashano ragazzi, anticipare i mercati perché abbiamo quella idea che stiamo comprando a sconto. Quindi questo lo trattiamo alla fine del video. Allora partiamo dal primo punto. Allora, primo punto, siamo in posizione, siamo in perdita, a un certo punto non so più cosa fare. Allora, non bisogna avere paura di perdere ragazzi. L'investitore intelligente, l'investitore che sa quello che sta facendo, non ha paura di perdere ragazzi, non ha paura di perdere. E se avete paura di chiudere una posizione, ricordatevi che questo problema deriva da due fattori: primo, non avete esperienza sul mercato; secondo, avete investito troppo sui mercati perché evidentemente non siete nelle condizioni di gestire psicologicamente una perdita. Quindi fate così: allora avete la posizione in perdita, ragionate, fate un bel respiro e dite: qual era la mia idea iniziale? Se la mia idea iniziale era andare da A a B, ragazzi, se siete andati a B, chiudete l'operazione. Se non siete riusciti ad andare a quel vostro target, a quel vostro obiettivo, dovevate avere una via di uscita, la famosa uscita sull'autostrada alternativa. Allora, non avete fissato uno stop loss in questo caso, allora è un errore, uscite dall'operazione
studiate come si crea un training plan e ripetete tutto da capo. E ricordate che in questo caso la perdita non è una perdita di un investimento. Non avete perso nulla, avete imparato una delle cose più importanti del trading, che è esattamente questa, cioè imparare a creare un trading plan. Ho fatto tanti video, ragazzi, c'è anche un webinar che gira mio sul trading plan. Imparare a fare un trading plan, progettare il vostro investimento e poi operare. Questo insegnamento, ragazzi, questa cosa che potete imparare in questi momenti vale mille volte la vostra perdita del trade singolo. Quindi, se non avete progettato uno stop loss, se la vostra operazione è di breve e l'avete siete andati in loss, chiudete l'operazione, studiate il vostro errore, imparate dal vostro errore e riprogrammate un nuovo ingresso, una nuova operazione, perché in quel caso, ragazzi, dovete dire al vostro cervello che non state perdendo, state imparando. Allora, questo è un trucco, perché noi siamo programmati ad avere avversione alla perdita, quindi non vogliamo perdere, quindi facciamo, in questo momento il vostro cervello va a cercare tutti i supporti esistenti sul mercato che vi fanno pensare che dopo, che tra un po' rimbalza, eccetera eccetera. Vabbè, allora, al di là di quelle che sono magari le analisi, ragazzi, sapete la mia analisi su Bitcoin, mi aspetto un movimento di ripresa nei prossimi giorni, quindi allora questo sì, perché io ho un'analisi, la seguo, poi se i mercati non vanno verso quelle direzioni chiaramente non sto a comprare, insomma, ok? Però ho un'analisi, quindi quella ok. Però se il vostro, la vostra testa sta cercando supporti a destra e a sinistra, sta dicendo ma forse lì, ma adesso forse lì, no, forse ho sbagliato, non lo allargo, ma forse è quello, siete in preda a questo problema emotivo, questo bias cognitivo, ragazzi. State cercando una giustificazione per non chiudere la posizione, e questo perché non volete assumere il dispiacere di una perdita. Allora dite alla vostra mente: non è una perdita, è un costo relativo alla formazione. In questo modo tutto cambia, il nostro approccio cambia, la vostra testa dice sì, sto pagando perché sto imparando, allora sì, perché siamo abituati a comprare qualcosa che abbia valore, e quella formazione, cioè perdere perché imparo dal mio errore, ha un valore enorme. E quindi se voi fate questo matching con la vostra testa, se ne va il bias cognitivo, ok? Passiamo al secondo punto: sto comprando a sconto, evviva! Allora, ragazzi, io vi dico una cosa e ve la dico proprio qui in questo momento: io sono flat sui mercati hold con tutto il mio patrimonio, neanche un euro investito, niente, sono flat completamente con tutto, ragazzi. Perché? Perché in questo momento i mercati stanno affrontando un problema, un grande dilemma, i mercati hold. Quelli di Bitcoin, non mi ripeto, ragazzi, sapete bene, perché faccio le analisi più approfondite, parliamo dei mercati hold. Stanno affrontando un dilemma, ragazzi, che è questo. La risposta a questa domanda, questo ribasso, questa fase relativa al coronavirus, relativa diciamo alla situazione attuale di psicosi mondiale e quant'altro, è una fase temporanea o è l'inizio di una crisi più grossa? E badate bene, ragazzi, che la risposta a questa domanda è un gioco di parti. Ci sono tante parti che stanno combattendo in questo momento, ragazzi, ma tantissime. Allora, facciamone un esempio. Allora, ci sono quelli che hanno i soldi investiti, che dicono questo ribasso non sono uscito, adesso sto cercando di capire, ma aspetto perché voglio vedere. Quindi quelli tamponano le uscite perché aspettano. Ci sono gli speculatori che sono andati pesante short perché hanno visto dei rischi potenziali. Ci sono quelli che sanno e sono consapevoli che questi prezzi nei mercati hold della borsa a livello mondiale sono senza senso per la stragrande maggioranza dei casi. Perché, ragazzi? Perché sono stati tutti costruiti
con il cash stampato dal quantitative easing delle Federal Reserve, della Banca Centrale Europea, e chi più ne ha più ne metta. Quindi questi soldi sono finiti negli stocks azionari, e negli stocks azionari sono cresciuti per via di questa immissione di liquidità senza senso. Ok, quindi i prezzi sono elevati, quindi moltissimi sanno questa cosa, allora stanno un po' attenti, però sanno anche che se i mercati tirano non si sa quando finisce, quindi fino a quando il gioco dura, in sostanza ragazzi, fino a quando la domanda è iniziata la crisi, la risposta è no, allora tutti stiamo dentro, ma quando la risposta sarà forse, ragazzi, si sviluppa il panico, perché poi avvengono una serie di riflessioni, avvengono, diciamo, avviene un meccanismo di tutela e di della nostra persona, dell'investitore medio. Considerate che i mercati, ragazzi, sono fatti da miliardi di investitori, migliaia e migliaia, milioni di investitori, che ognuno ha le sue idee mentali, quindi tori e orsi che si scontrano, ok? C'è pure dentro il presidente americano, ragazzi, perché c'è anche dentro Trump, perché c'è l'elezione dell'America, del presidente americano in quest'anno, quindi anche loro non vorranno un crash dei mercati, perciò da una parte addirittura ci sono forze enormi come quella, dall'altra però c'è la realtà che spinge, perché comunque, ragazzi, è innegabile che questa situazione attuale faccia rallentare il sistema produttivo mondiale, la macchina che produce il PIL è rallentata, ragazzi, si sta bloccando, e da questa cosa possono succedere due fattori differenti, che sono: uno, la decelerazione, quindi recessione economica, la più semplice, ma poi, ragazzi, ce n'è un altro, poi ne farò un video a tal proposito, cioè il cambiamento dell'attività di consumo di tutti noi, di tutti i consumatori. Quando queste situazioni si propagano per troppo tempo, la nostra attitudine al consumo muta, ragazzi, perché siamo esseri vari, e col mutare di queste cose c'è incertezza, i mercati scontano questa incertezza, andranno giù. Questo è il problema di fondo. Quindi rispondere a questa domanda è quello che devono fare tutti quelli che hanno il problema di dire compro a sconto. Fatevi questa domanda prima di andare sui mercati e comprare qualsiasi cosa che voi ritenete: a me è buona, io lo uso tutti i giorni, l'azione Apple che è la migliore, Buffett c'ha il 25% di Apple. Ragazzi, lo potete fare Buffett, voi, nessuno di noi lo può fare. Un giorno faccio un video e vi faccio capire perché non lo possiamo fare, per un problema proprio di natura impossibile da superare per circa il 99% di noi. L'altro 1% appunto sono Buffett e Warren Buffett e i suoi investitori. Vabbè, poi ne parliamo di questa cosa, è bellissimo, un bellissimo argomento comunque, di grande cultura generale, però in linea di massima, ragazzi, Apple è una bellissima azienda e quant'altro, e se la compro, tanto prima o poi salirà. Ragazzi, poi vi dovete scontrare con un problema enorme, vi dovete scontrare col fatto che se sbagliate l'ingresso e non vi piace, dovete essere dei professionisti del trading, che avete altro capitale, sapete quello che state facendo, perché andare contro trend significa assumersi magari una perdita che dura per 3-4 anni e voi dovete stare lì con quella perdita sul groppone. Allora, se siete in grado di fare questa cosa, chiaramente siete investitori esperti, ragazzi, e chi di voi magari sta vedendo questo video mi capisce perfettamente quello che sto dicendo. Allora ci può anche stare, insomma, se siete investitori esperti potete magari già iniziare ad accumulare secondo la vostra strategia, ma se non siete investitori esperti, non volete assumervi questo rischio, allora lasciamo stare questa cosa e ponetevi la vostra domanda, che è poi fondamentale: questo inizio di ribasso sui mercati hold è un ribasso come quelli che abbiamo visto precedentemente, cioè un ribasso che viene poi riassorbito, o è l'inizio di una crisi più strutturale? Perché ricordiamoci che il mercato hold ha dei problemi strutturali, ragazzi, ce li ha, e come no, perché siamo stracolmi di liquidità senza senso, stampata. Guardatevi i grafici del quantitative easing, quello che ha creato quel grafico lì, ragazzi, è impressionante, la più grande emissione di liquidità della storia.
Quindi questa cosa può durare, non lo sappiamo, nessun economista lo sa, è un esperimento questo momento storico, quindi può essere anche che potrà durare e produrrà grandi ricchezze per i prossimi 50 anni, ma può essere anche che crasherà, perché è stato fatto un esperimento, ragazzi, per 11 anni ci ha portato grandi benefici, ma quanto durerà? Non lo sa nessuno, quindi piedi per terra, scrivete su un foglio questa domanda, è l'inizio, questo ribasso è l'inizio di una crisi più strutturale o si riprenderà? Punto interrogativo. A quel punto rispondete a questa domanda e già automaticamente, ragazzi, la vostra attitudine a comprare a sconto sarà ridotta. Immediatamente inizierete a vedere che quel prezzo non è più così conveniente, che potrebbe essere anche conveniente aspettare, che magari se volete entrare magari meglio farlo con 4 soldi e non con tutto il capitale, ragazzi. Ok, bando ai soliti discorsi del dire, insomma, cose, concetti, ragazzi, che ne sappiamo tutti. Vi ho dato due tecniche estremamente utili e sono tecniche di psicologia, ragazzi, non sono tecniche di trading, sono tecniche di psicologia per far sì che la vostra attitudine al rischio in questo momento assuma il giusto livello e quindi in questo modo riuscite a capire cosa fare quando i mercati crashano e quando i mercati stanno scendendo. Ora facciamo una bella cosa, ragazzi, io vi dirò anche la mia. Volevo prendere un strumento finanziario hold, tenerlo nella mia pancione di analista, quindi con le diverse analisi da fare, e a tal proposito, ragazzi, vi chiedo una scommessa. Facciamo una scommessa. Allora, se questo video arriva a 300 mi piace, ragazzi, facciamo un video su uno strumento hold e vediamo un po' quando magari può essere il caso di diciamo assumersi il rischio del famoso compro a sconto o no. Va bene, ragazzi, 300 mi piace, l'ho detto alla fine apposta perché voglio vedere chi di voi arriva alla fine di questo video. Smetto di guidare, ci vediamo settimana prossima, ciao!